La cosa è importante perché io credo che uno degli errori che i marxisti hanno fatto in generale è stato questo. Vi ricordate quella storiella per cui una classe rivoluzionaria all'inizio sembra essere espressione dei bisogni e desideri di tutto il popolo, poi quando prende il potere scopre l'interesse proprio, no? E il percorso della borghesia, l'illuminismo, no? Tante belle parole che sembrano andare incontro, eccetera, eccetera, invece poi mi pare che si possa ricavare da Marx, ma quello che più conta mi pare che si possa ricavare dalla storia, che le cose stanno in modo diverso. L'illuminismo nasce come un movimento profondo di riscatto da un tipo di barriere storicamente esistente ed elabora su questa base un'ideologia universalistica, laica, perché quella universalistica già c'era con il cristianesimo, la crea in una prospettiva laica in combinazione con la scienza moderna, eccetera. Accanto a questo fenomeno si determina un fenomeno di formazione di un nuovo potere economico sulla base dei commerci, dei prestiti di denaro, eccetera, eccetera. Sono due fenomeni che si intrecciano, ma sono due fenomeni. Leggere l'uno, quello culturale, come espressione dell'altro, quello economico, questo è un errore. Nel senso che si toccano, si influenzano, appunto si influenzano, ma attenti l'uno non è l'altro. Allora che man mano che la borghesia va avanti producendo un tipo di cultura che ritaglia, per così dire, da quello che l'illuminismo ha prodotto, alcuni lati, alcune zone, alcuni motivi, lasciando cadere degli altri, che sono altrettanti illuministi quanto i primi, solo che a un certo momento alcuni hanno il potere. L'errore sta nel vedere la cultura come espressione del processo economico-politico. È intrecciato, è collegato, è anche espressione, ma non è esaurito lì. Ad esempio l'illuminismo non si capisce senza Aristotele. Una delle condizioni dell'illuminismo è Aristotele. Qui non c'entra la borghesia. E noi marxisti non possiamo non rifarci ad un patrimonio culturale profondissimo in cui c'è Aristotele, per esempio, ma in cui c'è Diderot, in cui c'è Newton, in cui, perché il fenomeno dell'illuminismo appunto può essere, come dire, prospettato in vari modi. C'è una certa prospettazione che mette in evidenza l'incrocio, l'incastro, la connessione con il movimento politico, ma non è tutto lì. Sarebbe come, altro errore che i comunisti hanno fatto, come se io leggessi un quadro cercando di vederne la sostanza politica. Ma che stronzata è questa? Può anche avere una sostanza politica, certo, perché no, è certo, fa parte del mondo, ma non è là, e in fin dei conti non c'è neanche un là del quadro, come se non c'è un là dell'illuminismo. L'illuminismo è questo, non è vero, è questa mentalità folle, è quella che fa dire allora facciamo un bel corso sul Capitale con l'introduzione, i manoscritti giovanili. Ma che vuol dire? Perché vedi le cose secondo una lì? Non hai capito ancora che le cose hanno varie linee e addirittura che si possono moltiplicare queste linee sulla base di esigenze diverse, di prospettive che nascono nuove. Ora, dimmi. Ma a quali comunisti riferisci? I comunisti che stanno nel solco di Lenin sicuramente non leggono le cose. Mannaggia, ma quelli sono tre. Quell'altro sono milioni. Diciamo cinque. Cinque, no? Perché comunque la teoria del rispecchiamento in Lenin è ben altra cosa rispetto a una facile
preoccupazione. Ma questo non lo so, francamente questo non lo so, qui avrei qualche sospetto. Per fortuna Lenin ha fatto anche altre cose invece che scrivere solo in filosofia, secondo me ha fatto bene a fare le altre cose. E dalle altre cose io ricavo un pensiero, una filosofia molto plastica, articolata, eccetera, eccetera. Ma anche come lì non sai. È rossissimo, insomma, sono questa secondo me è un po', parlavo spesso con appunto quelli di Assisi, insomma, per fare, non fare nomi. Sì. Comunque i rapporti tra contenuto e forma, i Lenin sono affrontati sempre in maniera dialettica, cioè come manifestazione dell'unità e della lotta degli opposti, non come... Beh, io queste sono formule che non capisco, quindi può darsi che sia una buona cosa affrontarle così, ma io non le capisco. Io tenderei a pensare che se il mio problema è, fai conto, comprendere Beethoven, io devo parlare di musica. E allora quando mi dici gli opposti si scontrano, non capisco.